I nostri candidati oggi davanti al popolo italiano giurano che loro non faranno cose diverse da quelle che sono scritte nel programma per cui sono stati eletti e che loro non sosterranno in nessun caso nessuno delle due sinistre in un eventuale governo. E niente, non... vabbè, troveremo qualcun altro da mettere seduto su queste sedie, però un po' dispiace. A me dispiace, io lo voglio dire, mi dispiace sinceramente che stamattina non ci siano Berlusconi, Salvini, che non ci siano gli alleati. Un'iniziativa di questo genere l'avevamo concordata, eravamo d'accordo tutti nel farla, poi con scuse di vario genere gli alleati hanno preferito non esserci, non chiedetemi perché. Salvini dice che aveva altre priorità nell'agenda, Berlusconi dice addirittura che questa iniziativa è dannosa. A me non fa capire niente, io penso che questo lo debbano giudicare gli italiani, perché quello che voglio chiarire è che io non ho invitato gli alleati a questa manifestazione perché la questione è tra me e Salvini e Berlusconi, io penso che la questione sia tra i nostri candidati, tutti i nostri candidati e gli italiani, io penso che fosse un elemento di chiarezza e di forza per la coalizione vederci tutti insieme di fronte agli italiani con i nostri candidati che dicevano noi non facciamo governo in ciuccio, noi non cambiamo casacca, noi non facciamo cose diverse da quelle che sono scritte nel nostro programma. Gli altri decidono di non farlo, è un elemento diciamo di minore chiarezza per loro, ma lo giudicheranno gli italiani, non lo devo giudicare io. Manifestazione anti-inciucio, perché non ci sono né Silvio Berlusconi né Matteo Salvini? Questo lo devi chiedere a loro, ma non è una manifestazione anti-inciucio, è un giuramento solenne che noi chiediamo a tutti i candidati, quindi non solo ai leader, a tutti i candidati, affinché sia chiaro che da parte nostra il voto che gli elettori ci daranno non sarà tradito. Siamo persone per bene, cortesi, ospitali e invitiamo sempre tutti, però la manifestazione di Fratelli d'Italia... Non sta a me commentarlo, a me sta a commentare la nostra manifestazione, avranno il loro... buoni motivi, noi siamo qua invece per ribadire e per spiegare agli italiani che la volontà del popolo, secondo la Costituzione, dovrebbe formare il governo, non altre volontà esterne. Io dichiaro che non sono disponibile ad accordi di alcun genere, in spregio al voto del 4 marzo 2018. Non parteciperò a patti di governo che tradiscano il programma condiviso con gli alleati del centrodestra italiano. Sul mio onore dichiaro che sarò sempre, prima di tutto, un patriota al servizio dei miei fratelli. Io non tradisco.